Ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora, veloce aggiornamento sulla nostra campagna contro la legge che vuole conferire di fatto la cittadinanza automatica agli immigrati, sulla quale la sinistra e il Movimento 5 Stelle, fedeli a se stessi, stanno lavorando. Ieri l'avvio della raccolta di firme davanti a Montecitorio da parte di Fratelli d'Italia, devo dire molto partecipata nonostante fossero le 12 di un giovedì, nonostante la pioggia, erano già centinaia le persone che sono venute a firmare. Vi ricordo che questo fine settimana, domani e domenica, saremo in tutte le principali città italiane per raccogliere le firme contro la legge Boldrini, per chiedere al Presidente della Repubblica di non promulgare una legge che vuole dare la cittadinanza automatica agli immigrati, tra l'altro fatta da un governo abusivo, senza che ci sia una maggioranza in Italia che voglia modificare le norme sulla cittadinanza. Ho spiegato ieri in Commissione Affari Costituzionali, dove si discuteva questa proposta e dove Fratelli d'Italia si è presentata massicciamente, unico partito a combattere contro la sinistra, PD, SEL e Movimento 5 Stelle. Ho spiegato ieri in Commissione che quando ci si è presentati alle ultime elezioni, i partiti che avevano dichiarato di voler cambiare la cittadinanza, di voler fare lo ius soli, erano solo l'EU e per un pezzettino il Partito Democratico, il PD. Questi due partiti alle ultime elezioni insieme hanno preso il 21% dei voti degli italiani. Che significa? Significa che mediamente l'80% degli italiani, quando ha votato contro lo ius soli, contro una norma per modificare la cittadinanza. Questi signori chiaramente se ne fregano e vogliono farla lo stesso. Del resto io ricordo una memorabile dichiarazione di Bersani, che disse: io voglio fare lo ius soli e lo farò fosse necessario anche contro l'80% degli italiani. È quello che stanno tentando di fare, e io penso che sia vergognoso, perché tu puoi essere a favore nella modifica della cittadinanza, puoi essere a favore dello ius soli, puoi essere a favore di quello che vuoi, ma non puoi farlo contro il parere e la volontà del popolo italiano, a maggior ragione se ti definisci democratico. Non lo puoi fare. Puoi cambiare le norme sulla cittadinanza, puoi fare una legge che impatta in maniera pesantissima sul futuro della società italiana, che la modifica, piaccia o non piaccia, la modificherà in maniera sostanziale. Beh, devi avere il consenso degli italiani. Non lo puoi fare contro il loro parere, non lo puoi fare contro la loro volontà. Questa è la ragione per la quale noi chiediamo che in questa legislatura non si discuta questa legge, è la ragione per la quale chiediamo a questi partiti, se sono così democratici, di presentarsi in democratiche elezioni dicendo che vogliono dare la cittadinanza automatica agli immigrati, e vediamo se gli italiani li votano. E poi non vi nascondete per la vostra impresentabilità o per l'impresentabilità delle vostre proposte dietro nomi altisonanti o cose diverse da quelle che state facendo, perché se voi guardate tutti i dibattiti ci chiedono cosa pensiamo dello ius culture. Ma perché se c'è un ragazzo che studia con i nostri figli nella scuola, quel ragazzo non deve essere cittadino italiano? Non è quello che prevede la proposta di legge della Boldrini. La proposta di legge della Boldrini, che si sta discutendo in commissione, prevede, primo, che se io nasco da immigrati che stanno in Italia da almeno un anno, cioè il tempo della gravidanza, perché la gravidanza, vi ricordo, sono praticamente 10 mesi, quindi da un anno arrivi qua, partorisci, sono cittadino italiano. Se io sono un maggiorenne, quindi minori, come sempre i bambini usati come scudi umani per fare cose impresentabili, tipico della sinistra, se io sono maggiorenne e sto qui da 5 anni, ho diritto alla cittadinanza. Non è lo ius culture, guardate, significa dimezzare i tempi della cittadinanza in Italia. Se io sono rifugiato e sto in Italia da 3 anni, ho diritto alla cittadinanza. E questo significa di fatto liberalizzare la cittadinanza come automatismo. Però ve lo chiamano ius culture, non ve lo chiamano ius soli. E io trovo che anche questo sia vergognoso. Trovo che sia vergognoso nascondersi perché non si ha il coraggio di dire cosa si sta facendo, perché si sa perfettamente che i cittadini non sono d'accordo. E poi ci sono i giornali. Poi ci sono i giornali e gli opinionisti, i dibattiti in televisione. Non si è purtroppo parlato di questo tema ieri da Lilli Gruber, ma se ne fosse parlato, beh, loro ne avrebbero parlato anche loro, spiegandoci dello ius culture, non dello ius soli. E poi c'è Repubblica. E
Repubblica scrive questo articolo che io ho deciso di leggervi. L'articolo che scrive Repubblica sulla raccolta di firme di Fratelli d'Italia e sulla contro la legge Boldrini sulla cittadinanza automatica agli immigrati, sullo Ius Soli, tanto è molto breve, dice: Fratelli d'Italia sta raccogliendo firme contro lo Ius Culture, secondo quello che Gramsci chiamava l'ottimismo della volontà. Sperano infatti che i loro militanti sappiano scrivere. Il pessimismo della ragione porterebbe alla conclusione opposta, quindi i militanti di Fratelli d'Italia secondo loro non sanno scrivere, ma resta il dubbio concreto che nel combinato disposto tra lo Ius e Culture sia la seconda parola a dar fastidio, quindi ai militanti di Fratelli d'Italia dà fastidio la cultura. Ciò nonostante, i camerati usano come slogan la cittadinanza non si regala dopo averla ricevuta in dono e volendola negare a chi invece se la guadagnerebbe mostrando di conoscere appunto la nostra cultura. Quindi i militanti di Fratelli d'Italia non hanno cultura e non sanno leggere, e gli immigrati sì, ovviamente, che immagino vada guadagnata. Secondo i militanti di Fratelli d'Italia, la cultura va guadagnata con un esame del parcheggio in doppia fila, lancio di rifiuti dal finestrino e tentativo di corruzione a pubblico ufficiale. Quindi, i militanti di Fratelli d'Italia, secondo Repubblica, oltre a essere degli analfabeti, non sanno cosa sia la cultura, sono anche gente che normalmente parcheggia in doppia fila, lancia i rifiuti dal finestrino e tenta di corrompere i pubblici ufficiali. Io non proseguo oltre, io dico solo che a nome dei militanti, degli elettori di Fratelli d'Italia, di tutte le persone che condividono le nostre idee, per difendere la loro onorabilità, adesso Fratelli d'Italia querela Repubblica. Perché siamo stufi di gente che, non sapendo che cosa dire nel merito e non sapendo rispondere nel merito alle cose impresentabili che propone, se pensa di cavarsela insultando l'avversario. Se siete capaci e se siete così culturalmente attrezzati, entrate nel merito e rispondete a quello che stiamo chiedendo. Rispondeteci su che cosa è davvero la democrazia, rispondeteci su che cosa è davvero il rispetto del popolo e rispondeteci sul tema della cittadinanza. Rispondete nel merito, se siete culturalmente attrezzati, perché dire che i propri avversari sono dei corruttori di pubblico ufficiale poco ha a che fare con la cultura, c'entra solo con l'ignoranza e con l'incapacità di sostenere le proprie tesi, che è tipico della sinistra, che non sapendo che dire o scappa o si nasconde o insulta. Scendete sul terreno, misuratevi con noi sulle idee, misuratevi con noi sulla cultura, perché noi sappiamo che cosa dire e non abbiamo paura di confrontare le nostre idee, per questo non abbiamo bisogno di insultare gli altri, ce l'avete voi che non sapete che cosa dire, per cui Fratelli d'Italia querela Repubblica e secondo me meriterebbero di essere inondati di querele da tutti gli elettori di destra e da tutti gli elettori di Fratelli d'Italia, stanchi di essere trattati per il fatto di non essere d'accordo con il mainstream da corruttori, da analfabeti, da incapaci o da impresentabili. Gli impresentabili non siamo noi, gli impresentabili siete voi. Gli impresentabili siete voi che vi nascondete e sapete solamente insultare gli altri perché non avete niente da dire nel merito. Per cui ci tenevo a farvi leggere questo articolo perché penso che le tante persone che mi stanno seguendo in questo momento e che condividono le mie idee, beh, non ci vogliano stare a essere trattati da corruttori e da lanciatori di rifiuti in mezzo alla strada. Quindi io, per onorare voi e i tanti altri che votano Fratelli d'Italia, ho deciso che stavolta Repubblica la porto in tribunale.